Bene ragazzi, nell'attesa che iniziasse anche questo nuovo episodio off camera, ho anche scassinato il forziere di credo, non c'era un vecchio monete, qualche pesce, una moneta così. Niente di che. Allora, guardate, credo qui ha una mappa della città di Corinis. Che strano, dell'isola di Corinis, che strano. Ah no, fermi, prima dobbiamo leggere, è vero, il diario di Greg, dunque vediamo. Allora, c'era un modo più complesso per entrare nella capanna di Greg, ovvero trovare un diario che Francis faceva delle cose illecite, ma siccome è un let's play andiamo per il modo più veloce. Allora, diario di Greg. Ho visto sufficiente questa spiaggia, sabbia dappertutto, ho reso per dormire bene perché mi crude dappertutto. È ora che Raven sganci l'oro per i prigionieri e che ci rimettiamo in mare. Dovrò dire due paroline a quel cappone gonfiato. Come si permette? Al cancello mi ha fatto allontanare dai suoi scagnozzi puzzolenti. Gliela farò pagare. Ridurrò col suo le capelli di Bloodwing in cibo per pesci. Se non paga presto userò il pugno di ferro. I briganti diventano sfacciati. Non hanno ancora pagato l'ultima consegna. È che non abbiamo abbastanza informazioni. Devo scoprire cosa vuole Raven qui. Porterò parte dell'equipaggio sulla terraferma e prenderò il martello. Francis resterà indietro con gli altri per fortificare il campo. Per non sprecare tempo, darò l'armatura a Bones che si intrufolerà nel campo dei briganti per me e scoprirà che cosa sta macchinando Raven. Quindi l'armatura dei briganti c'è l'antare Bones. Ed ecco che è tornato. Ehi tu, che ci fai nella mia capanna? Io mi sento per un paio di giorni e già tutti pensano di poter fare i loro porci comodi. Cosa diamine sta succedendo qui? La palizzata non è ancora finita, il camion pullo di bestiacce feroce e voi ve la spassate come se niente fosse. Tutto qui quello che ti ha fatto, Francis! Scendi dalla mia panca! E tu cosa hai fatto? Non molto finora. Non importa, troverò io qualcosa da fare, amico mio. E non credere che abbia dimenticato che mi devi ancora un paio di cosucce. Cosucce che ho sempre in giro per quelli che valgono centinaia di monete d'oro. Le hai prese tu, non è vero? Me le ripagherai lavorando, certo! Che devo fare? Tanto questa missione ve la dà anche se non gli davate le cose a Corinis. Morgan, quel fallone si regala le tavole. Prendere il posto di Morgan e eliminare le bestie di quel dannato canyon. Ah sì, è vero! Questa... quindi è un sesso unico! Che cazzo di missione è? Perché anche se gli davate le cose dei tesori nascoste, vi facciamo fare comunque questa cosa. E allora, cazzo, quanto vale intascarsi i tesori? Dico bene o non dico bene, ragazzi? Dico bene, no? Io dico bene. Cazzo. Quale bestie? I rasoi nel canyon si avvicinano sempre più all'accampamento, ok, va bene. Farò meglio ad andare allora. Ancora una cosa, adesso sei uno di noi. Vedi procurarti una tenuta da caccia decente. Eccoti l'armatura, spero sia della tua misura. E mettiti subito al lavoro. Ok. Guardate, abbiamo l'armatura da pirata che protegge ancora di più di quella del fuoco. Allora... Brandon, pirata... Gret, forse, era quello dell'omicidio? Vediamo un po'. Qui farà guardare le scorte. Qualche novità, vediamo un po'. No, ok. Niente. Perché deve esserci per forza, dai. Uno che... allora, Bones è quello che ha l'armatura da brigante, però ci parliamo dopo. Perché dobbiamo fare prima la missione di Greg. Allora, ecco, Bill è quello che può... come vanno le cose? Che c'è? È stato Henry a mandarti? Digli che avrò le sue tavole appena non avrò finito. Ti sei tagli da soli? Ho trovato i tuoi amici. Cosa stai facendo adesso? Mi sto riposando. Il mio lavoro lo fa Francis. Che segui legno finché non gli casca il braccio. Ho trovato i tuoi amici. E? Dove sono? Sono morti. Angus ed Hank sono stati quei maledetti briganti. È possibile. Spero che quei porci arrostiscano all'inferno. Se solo sapessi chi è il bastardo che ha fatto questo. Ok, questa era una missione che abbiamo completato ancora prima di accettarla, ma va benissimo così. Allora, Owen, come quello del tutorialti. Comunque, andiamo, forza, dobbiamo eliminare i rasoi. Che però hanno rotto cinghiali, ma non so perché. Sta questo dei rasoi è solo un sesso unico. E il capitano che ha dato le truppe dei razziatori, vero? Allora vedi di occupare i ragazzi? Sì, ok, ma stai calmo. Sì, ma stai calmo, ecco, la classica frase... a cui rispondevamo alle prove invalsi delle elementari e delle medie. Non girare il foglio finché non ti sarà detto di farlo! Sì, ma stai calmo, porca puttana, davvero. Allora, i rasoi. Com'è fatto un rasoio? È tipo uno squartatore, sbranatore, squartatore drago. Solo molto più cattivo e molto più potente. Eccone laggiù un paio. Allora, 10, 9, no... tempesta, guardate la tempesta che bel effetto che fa. Allora, ci vuole un bel po' affinché si carichi. Ah, ecco. Ma facciamo piovere, venire tu
Ecco fatto, ne abbiamo già ammazzati due. Ale, una tempesta con lance di gelo che ci protegge da qualsiasi nemico. Allora, ne restano due, no? E poi trovare i rasoi è un po' un casino, perché sono proprio della quantità esatta. Cioè, sono in ugual misura quelli che servono per la... Va bene, ok. Ma state calmi, Dio santo! Guardate che casino! La carneficina fra di loro, proprio. Stento a crederci. Neanche cagano me, guarda, si ammazzano tra di loro per mangiare il loro cuginetto, fratello morto. Non ci posso credere. E muori anche tu, già che ci sei, no? Morsicatore, questi erano gli sbranatori in Gothic 1, non ricordo, il rasoio. Andiamo. Dunque, allora, perché per il proprietario terriero? No, non voglio. Allora, disattiviamo un attimo il teletrasporto per il proprietario terriero, che non mi servono i teletrasporti qui a Jarkendar. Dunque, vediamo. Quale incantesimo potrei mettere? Allora, non ho incantesimi abbastanza potenti. Fulmine globulare, vai, a questo punto è l'unica. Allora, tempesta. Un rasoio, no? Niente, oramai lo ammazziamo con la spada, dai. Estrai la spada, deficiente! Dai. Ok, 5 rasoi rimasti. Allora, dove potrebbero essere? Pianta curativa, pozione. Questi lupi. Addirittura, oh, qui c'è un altro rasoio! Oh, altri 3! Cazzo, no, aspetta, fammi mettere la tempesta. Dai. 8, aziona stati... Oh, non la tira neanche fuori, vai, ecco. Ok, adesso aspettiamo che attivi. Ok, vai. Va. 2 rasoi rimasti, vai. 2 rasoi rimasti, ale. 2 rasoi rimasti, il problema è ora cercare gli unici 2 rasoi che sono rimasti nel canyon. Andando a logica, o ne trovo uno, o non ne trovo più nessuno. Perché tanto è così, quando ne rimane uno di queste... Quando c'è la quest di prendere le cose a così, io rimango sempre fermo quando poi ce n'è uno da recuperare. Così come a Ratchet & Clank in remake, quando devo prendere i cervelli di Telepolpo, cioè, non so quanti, aspetta, quanti erano, circa 400, io rimasi fermo per giorni a 399, perché non trovavo il 400esimo e ultimo. Poi non sono segnati sulla mappa, per cui... È un casino. Comunque il remake di Crash and Clank non capisco perché l'abbiano criticato. È il film che è da criticare, ma il videogioco è il videogioco. Non... Il videogioco è il videogioco. Anche gli... Sono quasi tutti gli stessi doppiatori... Cioè, sono gli stessi doppiatori che c'erano nella saga classica. Il remake di Crash and Clank per PS4 non mi è dispiaciuto affatto. Allora, dobbiamo cercare gli ultimi 2 rasoi rimasti. Allora, dove sono? Allora, il canyon non è tutto qui. Qui mi ricordo che c'era, un attimo, una valle secondaria più in là. Forse è là che sono i rasoi. Ecco di qua. Proviamo un attimo a cercare da questa parte. Eccole qua uno, infatti, vai. E un altro, Ale. Tutti e 2 i rasoi distrutti, vai. 0 rasoi rimasti. Quindi, sì, l'ambulanza. Madonna. Che coglioni. E anche se usassi un programma tipo Frap si sentirebbe comunque, perché il microfono che usavo io era in un qualche modo molto potente. Si sentivano suoni e suoni da tutte le parti, non solo la mia voce e il gioco. Quindi capite un po' che è davvero una cosa. Ma qui è un continuo. Si fanno male tutti in questo paese. Mamma mia, si fanno male tutti. Vai, andiamo da Greg, forza. Andiamo da Greg. Allora, e diciamogli che abbiamo finito con i rasoi, forza. Greg, a proposito di quel canyon. Sì, che vuoi sapere? Ho ucciso i rasoi. Bene, sei un tipo pieno di conoscenza. Voglio l'armatura del brigante adesso. Ehi, sei davvero in gamba. Bonus avrebbe dovuto indossare quell'armatura e spiare i briganti. Ma forse tu sei più adatto all'incarico. E chissà, magari riuscirai pure a portare a casa la pelle. Parla con Mose e fatti dare l'armatura, poi indossala e recati all'accampamento dei briganti. Voglio sapere perché quei mascalzoni sono venuti qui nella vostra... nella nostra terra. Sì, signor, sì, capitano! Bene, abbiamo finito. Quindi ora, parliamo con Bones, che ci può dare l'armatura. Eccolo qui, è questo qua con l'ascia. Se si allena, vuol dire che può addestrarci anche.
Devi darmi l'ordine dell'armatura da brigante, ordini di Greg. Di Greg? Meno male, temevo che dopo tutto avrei dovuto andarci. Fare... A spiare il campo dei briganti è praticamente una missione suicida. Preferisco che Greg mi ammazzi da loro piuttosto che farmi ammazzare anche i briganti. L'armatura! Oh sì, giusto, eccola. Ma fai attenzione, quei briganti sono gentaglia. Vediamo un po'. Ok. Andiamo un po'. Puoi insegnarmi qualcosa, ecco. Mi spiace, non ho tempo adesso, devo esercitarmi. Che palle. Vabbè, tanto sono abbastanza bravo. Comunque, Ale, abbiamo fatto... Quel che doveva andare fatto, qui dai pirati, bene. Ci ho anche sprecato poche parti perché sti pirati avrebbero tante altre quest secondarie, ma noi abbiamo fatto solo quella degli amici di Bill, Angus e Hank, che erano in quella caverna in fondo al lago. Allora, quindi ora cosa dobbiamo fare? Tornare ovviamente alla parte principale di Jar Kendall. Tornare alla parte principale di Jar Kendall e andare dai briganti, Ale, dai, attraverso il teletrasporto. E ok, allora, dov'è il campo di briganti? Fammi aprire la mappa, perché episodi fa avevamo comprato la mappa di Jar Kendall. Ragazzi, ve lo faccio vedere ora, questa è la terra di Jar Kendall. I pallini azzurri sono le pietre di teletrasporto, quindi c'è una anche nella palude e una proprio dentro al campo di briganti. Poi ce n'è una in una valle a ovest, e quella del canyon l'abbiamo già fatta e niente, quella del tempio l'abbiamo già fatta. Allora, quindi via verso la palude che è da questa parte. Andiamo. Via verso la palude, su. C'è una sanguinosca. Che nel primo Gothic erano gialle, poi però qui in Gothic 2 sono diventate nere, non so come mai. Bello, allora c'era un geyser, anche tasto, ah, geyser è il tasto 10, è vero. Vabbè, comunque andiamo qui, ragazzi, dai, dobbiamo andare qua adesso ed entrarci nella palude, su. E vai, no, oh, l'ho ammazzata senza puntarla, vai, grandioso. Eccoci qui nella palude, ragazzi, eccoci qui nella palude. Siamo arrivati nella pericolosissima palude dei briganti. Dobbiamo addentrarci da loro e adesso possiamo perché abbiamo già recuperato l'armatura da brigante dai pirati. Siamo dalla parte dei pirati, quindi bene. Ah, ecco, ora finite di... Voi cazzone di sangue di mosche, finite di... Oh, il parassita di gas della palude, questo è un nemico nuovo! Vai, di Gothic la notte del corvo. Via. E ammazzati. Vai. Ok, eccoci qua. Qui c'è il campo. Allora, qui dovrebbe esserci Lance, però. Eccolo! Lance! Le frecce, l'anello di Lance dell'anello dell'acqua e via. Allora, considerato che siamo a 13 minuti, cosa si fa? Sospendiamo qui l'episodio e nella parte precedente, ragazzi, torniamo a dare la notizia che Lance è morto e ci addentreremo nel campo dei briganti. Allora, let's play... Saliamo qui sì in Let's Play. Bene ragazzi, per questa parte è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!